La settimana europea della mobilità è un evento di vecchia data che fa tutta l'Europa e tutte le principali città. In Italia sono 71 le città che fanno eventi, tra cui naturalmente Roma, su impulso dell'assessore Patanè. Abbiamo sollecitato e realizzato, e lo vedremo lungo tutta la settimana, molti eventi. Quest'anno il tema è lo spazio condiviso, quindi parleremo molto di sicurezza stradale, di strade scolastiche, di trasporto collettivo, di siamo tutti pedoni. Concluderemo l'evento principale domenica 22 con l'Appia Day. Ricordiamo che l'Appia è diventata di recente un sito UNESCO e domenica lì avremo tanti eventi, pedalate, parleremo del Grab, avremo teatro, cioè invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare. Però ricordiamo una cosa, quello che facciamo in questa settimana è in qualche modo quello che facciamo tutto l'anno. Il comune, il dipartimento, l'assessorato, l'assessore, Roma Servizi per la mobilità che siamo noi, sono molto impegnati per migliorare la sicurezza, realizzare strade scolastiche, realizzare tram, mettere, questo lo sta facendo ATAC, ma noi spesso collaboriamo con loro. Sapete che c'è molta manutenzione su trasporto collettivo, tram, metro, stazioni, tutto è in manutenzione proprio perché speriamo che nel giro dei prossimi 6 mesi riconsegniamo una città con un trasporto pubblico più efficiente, diciamo, di adesso e del passato. Quindi la settimana è importante come qui per coinvolgere le scuole, per coinvolgere i municipi, per far riflettere, per comunicare, ma ricordiamolo, è un evento che riassume quello che facciamo tutto l'anno con molto, molto impegno.